Sbregafiori, quel Masseo. Oggi siamo qui tornati con il recap del terzo episodio di Lifestyle con ospite Fred De Palma. Grandi aneddoti, interessanti, belli tip. Ci vediamo questa sera alle 7:30, mercoledì 26, sul canale Amazon Music IT su Twitch per il quarto episodio. Ci sarà, scoprirete stasera. E oppure venite su Instagram a seguirmi e troverete nelle storie lo spoiler. Hai capito, Un bel like se il podcast continua a piacervi e io vi lascio al video e beh amori. Ed eccoci. Eccoci qua. Fantastici. Spero che stiate tutti bene. Tu come eclettici. Stai? Eclettici. Tutto bene. Eclettici. Addirittura. Non dire, sì. non dire parole a caso. Alla parola ci penso io. Tu metti l'immagine perché sei bello. Bello? Sono bello? Addirittura. Sei il bello del podcast. Oh, sei il bello della live. Che bello. Almeno una qualità ce l'ho. Eccezionalmente. Siamo di martedì perché lunedì Masseo era impegnato. Non è vero. Assolutamente come falsa come cosa. Perché no, non eravamo... Ah no, io stavo grattando. Tu stavi grattando? Che novità. Stavi grattando? Stavo grattando. Ah, hai fatto qualche data? Più di una. Più di una, certo. Dove sei stato di bello questa settimana? Sono stato in Veneto. A casa mia. Esatto, infatti fermiamoci qua. Perché? Perché mi era venuto in mente un intercalare tipico. Uno e basta? No, varietà. Ok. Dove nello specifico? Che magari a Jesolo. Al Kings. Perché King vanno al Kings. E poi sono stato... Sai quante sboccate ho tirato al Kings? Tantissime da ragazzino. E poi sono stato... No, perché... Ragazzi, stavo male, sboccate, non è niente di che. No, ma ti sei spaventata? No, stavo... sboccato. Vabbè, e no, poi molto comodamente in Puglia. Molto comodamente, sì. Fino in Puglia. Vedi che onesto lavoratore che sono. Sì, assolutamente. Anche questa puntata ci sarà un egregio, un illustre ospite. Ok, sì, beh, di altissimo calibro intellettuale. Di altissimo calibro, abbiamo scelto tra i migliori. Tra i più forti in Italia, assolutamente. Di intelletto. E niente, partiamo dalla chart, dai, anzi diciamo, sì, che ce la sbologniamo perché è sempre uguale. Sì, no? Perché abbiamo sempre le stesse canzoni, a parte una che è entrato Lazza in nona posizione con Zonda, che è la nuova sua canzone Drill. Ti piace il drill? La drill mi fa proprio cagare. Ti fa proprio cagare? Sì, devo dirti di sì. No, non Lazza, spacca, il pezzo suo non l'ho sentito, ma la drill... Senti. Ecco. A me questo genere piace molto. Sì, Sì, molto ignorante, mi piace. Fatta molto bene anche, secondo me. A suoni, a testo. È che per me è sempre lo stesso beat. Sì, più o meno. No, non sì, è che sempre. Per me, è lo sempre è lo stesso, sì. No, mi piaceva Pop Smoke. Quando era uscito Pop Smoke è forte, era non riuscivo giusto a toglierlo dalla macchina. Poi sì. Poi dopo dopo m'ha rotto. T'ha rotto dopo un po'. Vuoi decantare questa? Voglio decantare. Allora, posso decantare? Vai. Partendo naturalmente con il ritornello, perché parte da là. No pain, no gain. Vogliono una taglia sulla mia testa come il Far West. Stupendo. Tu hai parlato un tot. Qua nemmeno Dio sa quanto vorrei scavarti la tomba. Tomba. Perché dobbiamo rimarcare. Te lo faccio io il raddoppio. Me lo fai tu il raddoppio. Vai. Ok. Oh, ma sono in onda. Onda. Di te neanche l'ombra. Ombra. Ok. Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test. Scrrr. A 200 mi è partito il testo. Non vedo più niente. Così il gobbo è andato. Io sono più non faccio questi adlibs, non faccio questi stop. Non si capisce perché il testo fa il ghosting. Mi è deluso. Ma cosa devo fare? Non la so a memoria. Come no? Era un gruppo tieni di la Lazza. Cintura, ti pensavo sembra che di era un fanboy di Lazza. A 200 orari con i fari spenti, sfiori guardrail. Vai. Lasciami la somma. Somma. Che faccio la conta. Conta. O lì su una Zonda. Zonda. Perfetto. La Zonda, la Pagani Zonda sarebbe. Sì, no? Sì, cioè sì, ormai le macchine le hanno fatte tutte, però non ci sono più.
Non penso ci siano più macchine da fare. Da nominare. Va bene, quindi è entrato Lazza. Però per il resto c'è cioè sempre il bene nel male di Madame, grazie, sempre all'ottavo posto. Fuori onda, primo pezzo fantastico, bellissimo. Salutiamo Madame, grande Madame, incredibili. Ci siamo sentiti quel pezzo. Gli alberi e i rami ci piacciono. Quella metafora fallica, bella, il salice, bella. E poi incredibile. E poi quel pezzo pieno di barre, tra cui calciatore sempre tosto. Tostissimo. Grande. Vabbè, bello, non sapevo dell'esistenza. Vedi che comunque c'è. Vedi che c'è molta libertà. Poi, vabbè, il resto è sempre uguale: origami, supereroi, gelosa. Ah, ma, con te. Ma sai che tu parlavi di Mare Fuori? Sai che ho notato che. Oh, mamma mia. Che appunto ero in questa festival, in questa roba, c'erano quelli di Mare Fuori. Perché alla fine. Invece, una cosa geniale. Cioè, pensa che questa è la grattata definitiva. Sì. Cioè, loro fanno la fiction. Sì. Gli attori sono anche delle pseudo cantanti, trap, qualcosa. Quindi la colonna sonora è una grattata pazzesca. Ovviamente tutta una roba. Non si può dire la grossa emittente italiana televisiva. Tutta una grattata. Sì? Tutta una grattata Rai. Vabbè. Per cui gli attori poi fanno anche la colonna sonora. Cioè, incredibile. Non è solamente. Cioè, dopo Bolsonaro e Maduro c'è quello che ha inventato Mare Fuori. Veramente genio del male proprio. Voi sentite l'origami all'ala di Lollo Flo Clara e Matteo Paolino? No, guarda. Non. Tu vorresti spompartela nelle cuffie? Ma io ce l'ho nel lambo. Ah, ce l'hai? In loop. In loop. Sì, infatti ho fatto ho rotto il cerchio. No, scherzo. Ah. Basta, sono su qua sempre. Vabbè, dai. Io direi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La classifica. Altro. Tra l'altro, la classifica è una rubrica che non mi diverte più. No, ma perché le prime volte era bello perché c'era ricircolo, adesso non c'è più ricircolo. No, purtroppo arriverà l'estate, ci sarà una. Sì, cioè, quando, quando si stapperà la fognatura. E... vai, sì, ci sono tutte le hit estive, ci piacciono. Cioè, è più divertente forse fare sugli album, no? Sì, forse sì. Vediamo. Vabbè, facciamo entrare il nostro il grande mitico. Il grande ospite di oggi. Di tormentoni, appunto. Di tormentoni estivi e soprattutto di cazzi tosti, eccoci. Di pesce tosti, eccolo. Con questo intro tra i più bassi della storia. Madonna, veramente. La più bella intro di sempre. Eccoci qua. Fred De Palma, signori. Come stai? Bene, tu? Sei parente di Brian? Sì, sono certo. Ah, ecco perché. Ed è ovvio. Ragazzi, fate un applauso tutti a Fred De Palma. Grande, grande Freddino. Che entra appunto su questa rubrica Fimi, essendo un personaggio ben noto alla Fimi, e possiamo dire con orgoglio e... Certo. E sempre, ovviamente, certo. Cazzo come Pierre. La canzone di Madame. E questo fantastico pezzo Ecstasy è in classifica Fimi da ben 42 settimane. Madonna, oggi triplo platino. Porca troia, li hai comprati? Sì, certo. Okay. Sì, certo. Io faccio il vostro cameo nel video che ha fatto... È vero che ci siamo entrambi. Ascolta, è vero. Io faccio le. Se vuoi spargere la voce, io faccio le placche finte. Ah, sì, eh? Sì, cazzo, 200 euro. Se vuoi spargere, facciamo le foto. Sì, 200 sì. euro. Se vuoi, cioè, io le faccio bene. Sì. Cazzo, bellissimo. Spargi fantastico. La voce, che devo arrotondare. Sì. Perfetto. Allora, beh, diciamo che adesso, vabbè, c'è questo pezzo qua. È uscito questo pezzo nuovo molto figo che si chiama Adrenalina, che ha anche fatto il video Mark Lucas in Thailandia. Cosa avete fatto in Thailandia? Cosa avete combinato in Thailandia, allora, signori? È stata una vacanza incredibile. Ho visto, sai, gli elefanti. Non ho visto niente. Penso che mio cugino, nella sua Mark buona Lucas fede... ha visto Ladyboy, perché noi siamo larghe vedute. Sempre. Siamo per tutti, quindi uno non c'è lo stereotipo vado in Thailandia anche Ladyboy. Anche Ladyboy vuole la sua parte. È ovvio, importante. Salutiamo Mark Lucas e grande Mark Ladyboy e la sua fidanzata Ladyboy che ha portato in Svizzera. E ci sono. Io mi ricordo che ai miei tempi c'erano quelli che andavano in Brasile e portavano la donna. E invece adesso è switchato. Eh beh, certo. Vabbè, insomma, questo video, questo pezzo spacca. Poi raccontaci un attimo. Allora, c'è un tour che partirà a novembre. Sì. D'estate, ovviamente, ti avranno detto non posso dire niente, ma sappiamo che uscirai con un pezzo strappa mutande. Certo, strappiamo. Strappa mutande. Non posso non fare il mio lavoro. No? Il tuo non lavoro. Non vedo l'ora di sentire che grattata hai fatto stavolta. Lo so, ma sai che non ti devo. Me fai sentire dopo. Te fatto dai, grazie. Sì, sì, allora, grazie a Fred che ci farà strusciare. Strusciare tutto. Quest'estate. Tutti i Ladyboy che ormai vengono. Quest'estate spero che. Comunque aiuterai. Sì, sì, ma io sai che il mio contributo lo do. La tua missione. Sì, sì. Comunque ho capito, vedi, invece di sti rapper che
che capito, sono tutti così a pesce pesce, no? Invece me invece, vabbè. C'è l'amore, c'è niente. La condivisione, c'è niente tutto. Niente, era un'interferenza. Sì, okay, a okay. Proposito, siccome sappiamo, io so perché ho il piacere di essere tuo amico, di conoscerci anche fuori dalla vita professionale, so che sei un grande party boy, anche il peggiore di tutti è Massimo, anche se non si direbbe che fa il bravo ragazzo. No, io non sono un party boy. Massimo l'ho portato con me a far festa, ha cambiato la vita. Incredibile, sì. No, ho dovuto cacciarmi fuori, no. Si era accesa la luce della discoteca. Sì, ragazzi, guardava la musica è finita, gli amici... No. No, beh, sappiamo che sei un grande party boy come tutti noi, e non è che ci vuoi, se ce li hai in mente, qualcuno ti avrà dato questa soffiata magari. Sì, mi è arrivata. Sì, è arrivata la soffiata. E, vuoi dirci un po' i tuoi party anthem, i tuoi tre pezzi preferiti? Ti dico, la mamà della mamà. La mamà della mamà della mamà della mamà. Quando parte nel club, secondo me era un rompetutto. Quando parte nel club, sì, quando parte in macchina, quando tu come me hai un appartamento in Repubblica Dominicana e quando parte in macchina sempre, tutto il giorno, per due settimane rompe solo i coglioni. Sì, esatto, a quel problema lì, quel genere. Sì, Eccola qua in cuffia. 3 secondi. Niente. Spacca, poi basta. È un genere estremamente ripetitivo. Meglio della drill. Vabbè, dai, adesso mi sembra esagerato, però. Almeno questa è fatta proprio per quello. Solo per quello. Ma sai cosa vuol dire poi della mamà della mamà? Sai il significato qual è? La madre della mamma. No, sarebbe. Ah, la mamada? Dalla mamada, capito? Cioè, non lo traduciamo, però chi vuole andare su Google Translate. Vedo un no in lontananza di Amazon, un no di disapprovazione. Ormai non potete interromperlo, ormai siamo nel mezzo della stagione. L'avete voluto voi. Ma tu calcola che il dembow è tutto sul doppio senso, no? C'è anche quel pezzo che fa Singapore sarebbe pur Singar. Sì, pur Singar. È tutto in quel viaggio. Io non so lui, lo quello, spagnolo. Quel miliardario là, come si chiama? L'alfa miliardario. Cosa vuol dire? Un genio. Me lo traduci? È dalla sua mente che escono queste cose. Non so lo spagnolo, cosa vuol dire? Singar sarebbe... Ok, perfetto. E lui ha fatto un magico gioco che pare Singapore. Singapore, ho capito. Cazzo, a quando il premio... gli arriverà il premio. Sì, qualche premio comunque gli sarà già arrivato. Sì, sicuro, sì. Quindi questo è il tuo primo pezzo. Sì, per appunto quando parte così nella disco mi gasa. Poi ti dico roba nuova o più o meno nuova. Mi piace Yandel 150, che è il pezzo di Yandel con Fade. È quello sto culo risponde. Quello lì, eh? Sì. Quello che sono nel bordello? Ma pinciarsi, quello risponde. Sì. Sì, ho visto il video sempre. Che in Veneto vuol dire quello, poi purtroppo, non lo so. Purtroppo questo video pezzo è uno di quelli più visti da mia figlia. Ah sì, eh? Sì, non so se è molto adatto, però. Madonna. Sì. Però, te lo giuro. Quanti anni ha tua figlia? Un anno e mezzo. Perfetto. Ammira questo pezzo, proprio uno dei suoi pezzi. Ammira questo pezzo. Anche a me perché piace Fade tanto. Il mio preferito, però. Sì, ho capito. Io ascolto solo Fade. Veramente fortissimo. Sì. Fade De Palma, ok. Fade De Palma, poi? Esatto. L'ultimo. E poi, vabbè, la Giumpa, quello di Arcangel, mito. Qual è? Ah, quello con Bad Bunny. Con Bad Bunny e Arcangel. Quello lì è il cassa dritto un po' come il tuo ultimo. Sì, perché i latini fanno questa... Sì, sta arrivando anche quella wave lì. Beh, è da un po' che lo fanno, no? Chi è che lo... Beh, Farruko, sì, anche... Farruko è stato uno dei primi. Sentiamo come parte. Ah, ok. Spingo. Sì, no, è figo. Spingo. Bello. Comunque, bello, raga, io volevo spezzare una lancia, perché la nostra chat, insieme a cose irripetibili, però c'è anche gente, comunque, come l'altra volta... Con una testa, certo. No, sanno un sacco di questi. Adesso c'è uno che cita Eladio Carrion, che cazzo, è di musica latina. Cazzo, spacca Eladio, madonna. Già, insomma, saperlo. Vabbè, insomma. Già saperlo, insomma. È già qualcosa. Vabbè, io direi che siamo stati anche abbastanza culturali. Perché sì, possiamo andare avanti con la musica. L'ultima cosa, da novembre quest'estate gratterai. Sì, gratterai. Invece da novembre, club tour ufficiale. Sì, live, no, è importante. Fantastico. Ballerine ce le hai? Sì, certo. Allora vengo. Ah! Ok. E niente. Sono sempre quelle dell'anno scorso. Sì, eccoci qua. No, sono brave, sì, certo. Sì, brave. Cosa vuol dire? Sono brave in che senso? Sono brave. Ma sai che è appassionato di ballo. Non lo sapevo. Sei appassionato di musica.
po' di... Io ascolto ascolto reggaeton e musica latina quando tu ancora non avevi preso no, un joystick in mano. No, io ho chiesto un'altra cosa. Non avevi preso ancora un joystick in mano, non avevano inventato Twitch. Vabbè, non ero neanche che ha fatto la tua fortuna! Anche le bestemmie. Non era ancora nato. Le bestemmie non erano legali, anzi abbiamo visto che... Anzi, sei stato segnalato e verrai presto contattato. Da chi? Da chi? Lui lo sa. Tu vedrai. Da chi? Tu vedrai. Quindi sei appassionato di ballo? Sì. No, di ballo no, non vedi che sono un pezzo di legno. Ma che vuol dire? Non è che riesco proprio. Magari con una ballerina che ti guida, fare un po' di ballo non si balla. Zero, niente. No. Regalo emozione di ridere involontario. Bello. Sì. Ma non è sempre un'abilità anche quella. Guarda, neanche proprio completamente ubriaco penso che mi lancio. Veramente? No, faccio quella. Se un braccetto. Sì, tipo una spalla. Ma anche io comunque, non è che. Ha un lean back. Ci ho messo un po' di. Sì, un po' di. Però. Ok. Io poi, se non ho passato musica giamaicana, a me piace quel. Quel contatto. La presenza, no? Lo stai facendo? Sto aspettando, forse un gobbo? No. Sto aspettando per premere questo grande pulsante. Ok, abbiamo parlato di musica. Allora, tu non so se hai mai visto il nostro podcast, spero di sì. Sì, certo. Ah, sì? Come sai, è. È un podcast un po' leggero, cioè è leggero ma culturale allo stesso tempo. Molto bello. Si parla di tanto. Di tutto. Passiamo alla nostra rubrica preferita, che è nostro fiore all'occhiello di questa live. Ah, il genio della settimana. Ah, certo. Rimetti di nuovo. Eccolo. Aspetta, perché c'ha un cooldown. Sei tu. Sono io, guarda. Incredibile. Sei tu. Ragazzi, il genio della settimana è già qua. Quando sei il genio della settimana, così. Vai, Edo, fai qualcosa. Grazie. Sesso in vacanza dove? A Tenerife. Con uno sconosciuto. Resta incinta e cerca il padre su TikTok. Ma noi ce l'abbiamo qua il padre. L'hai trovato. Era qua con noi. È il papi. Quindi Sarah Jane Snow è una ragazza scozzese che nell'agosto scorso, dopo una serata allegra e alcolica, mentre era in vacanza a Tenerife. Allegra e alcolica. Anche tu eri allegro e alcolico. Non so di cosa. Che cosa hai perso un aereo, quindi. Non lo so. Non eri tu? Ok. Era in vacanza a Tenerife, quindi dopo aver fatto sesso consenziente con un'altra persona, non si sono scambiati contatti né si sono detti i propri nomi. Certo, succede spesso, no? Vabbè, in vacanza per il divertimento, per la cultura si fa, no? Certo. Assolutamente. Pala cultura. Esperienza. Quindi poco dopo la giovane donna ha scoperto di essere incinta e ha fatto un appello su TikTok alla ricerca del padre sconosciuto, perché non vuole che il figlio... Ma perché proprio su TikTok, dici? Ma che ne so, perché la va virale tutto ormai. Completa il quadro. Ah, no, perché ha più possibilità. Cazzo, sì, incredibile. Probabile. Il mondo... Probabile. Cioè, ha più possibilità che la storia venga spinta su TikTok, probabilmente. Pazzesco. Sì, per quell'algoritmo. Io non sono posseduto dal demone di... Ma sì che TikTok. Ce l'hai TikTok. No, ancora. Ti devo ancora. Insisto. Sono stato costretto. Non c'ho neanche l'app. Me l'ha fatto qualcun altro. Se credi che sono io? Non ho l'app sul telefono. Eccola. È lei. È lei che gestisce tutto. Ha appena messo un TikTok. Ha messo un TikTok di te. Tra l'altro, volevo dire, tu sai chi sei che fai il mio TikTok. E mettilo un cazzo di video, che adesso si fa tutti virali con queste cose. Fammi andare virale anche a me. Che non riesco. Oh, mamma mia. Vabbè. Questo è incredibile. Altro genio eccezionale, secondo me. Sì. Nel turbino dell'ama, beccato mentre in servizio sul suo camion rifiuti, va a prostitute. Certo. Rischia licenziamento. Lo spazzino, che in seguito a controlli dell'AMA a Roma, è stato sorpreso a fare sesso nella cabina di guida del camion dei rifiuti. Questo è proprio un rifiuto umano. Madonna. Che viene distrutta lei. A me non stupisce molto, perché comunque è un po' un classico. Cioè, se pensi a Schettino, che ha portato le prostitute comunque addirittura in... Proprio sulla nave. Secondo me è un po' un classico l'italiano, comunque. Diciamo che chi... Non so come definirlo, però a me mi sembra abbastanza normale. Cioè, non è che lo sto giustificando. Non va bene. Per però. Dirti quello che è, appunto, guida. Ecco, mi spiego meglio. Chi guida qualcosa, no? Capito? Ma che cazzo?
ne so, uno guida il taxi di notte, cioè, sale la migliotta. Uno guida la barca e sale la e poi giustamente lavorando anche di notte è anche più semplice, cioè, nel senso, hai più la tentazione. Ah, sei più tentato. Tra un sacco della monnezza un altro. Si ferma sempre, capito? Comunque lo capisco. Uno lo lancia, l'altro fa salire. Chissà cosa Madonna, abbiamo visto di peggio, comunque. Va bene, andiamo avanti, dai. Allora, io direi che il genio di Paolo Calabresi. A me non mi sembra tanto un genio. Io l'avevo già sentita sta storia. Che lui, per andare ad una partita di, adesso non mi ricordo se fosse Milan-Inter o qualcosa del genere, si finse Nicolas Cage. Però gli offrirono il passaggio privato, questo e quest'altro. Però rifiutò tutto per non farsi gamare. E riuscì a entrare allo stadio. Però comunque va bene che di questi tempi la gente non un po' offuscata, no? Offuscata, dici. Però cavolo, non capire che non è Nicolas Cage, devi essere proprio... Vabbè, poi è andato a fare anche quello che mi sorprende più che altro. Ha fatto l'ospitata da Mediaset, che era travestito da Marilyn Manson. Come fai? Marilyn Monroe, penso. No, Marilyn Manson. Tipo Bracchetti, ho capito, ma come fai ad andare... Non pagato viene Marilyn Manson da te. E allora sei stupido. Come fai a non capirlo? Più che altro io non capisco sto... Ma è una grattata. Deve farla una grattata totale. Non capisco sta cosa del travestimento per andare alla partita, cioè, perché i biglietti erano finiti. Vabbè, ognuno le sfere che per lui era il massimo. Magari sì. Però per me non è tanto un genio. Non è un genio, no, dici? Questo è un genio. Questo è un genio. Questo è un genio. Questo secondo te è un genio, quindi... Questo secondo me sì, anche secondo te non fare il politicamente corretto. No, correto. Io non... Bestemmie durante la processione pasquale a Frosinone. Perfetto. L'insolito... Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa... L'insolito... Gruppetto, ok. C'è scritto Cahanno e non... Ok. Platealmente bestemmiato al passaggio della processione mentre i sacerdoti impartivano la benedizione. Bellissimo. È accaduto in provincia di Frosinone, dove un gruppo di ragazzi ha pensato di movimentare la processione pasquale dandosi alla fuga dopo aver urlato bestemmie e frasi blasfeme. Questi sono dei tuoi seguaci, dice uno in chat. Può essere, non... però io non istigo a queste cose, quindi ragazzi. Non fatelo, non si fa. Solo al Vaticano. Solo che alla cerimonia era presente il comandante della stazione dei carabinieri. Aia! Che ha fatto acquisire le immagini, non so come faranno adesso, delle telecamere. E i bestemmiatori dovessero essere identificati, rischiano di finire sotto processo per reato di oltraggio verso divinità e defunti. Reato depenalizzato, rischiano solo la multa. C'è stato un piccolo scambio di opinioni dietro le quinte, perché si pensava appunto che diceva adesso verranno identificati. È una multa, sì, gli faranno 300-400 euro di multa. Cioè, diciamo che per quella cifra irrisoria vale anche la pena bestemmiare una processione. No? Vale la pena per la gloria e per l'infinito inferno. Per l'infinito inferno. Questo è altro. Certo. Volevo. Saranno i miti comunque di Frosinone. Tipo, di Frosinone. Ormai sì, sono. La chat intanto regala. Lui regala. Prima ha detto, voglio uscirci. Certo, chiamiamolo. Chiamiamoli. La chat regala. Regala. C'è gente. Perle? C'è gente. Sì. C'è gente veramente divertente, gente un po' subu, tipo Nico Costantino. Stai dicendo che alla Rai sono stupidi? No. No, infatti, anzi, ho detto il contrario. No. Ascolta bene, infatti, mettiti la cosa, il cono, quello del cerume. Bello il cono e il cerume, quello che gli infiamme. Bellissimo, stupendo. Adesso vado a casa e lo faccio. Bello, così. Bello che ti stappa. Che bella immagine. Ma ce lo facciamo insieme la prossima volta, prima del live. Ci mettiamo così. Mettiamoci qua. Tu a me. Va bene. Però, sta. A proposito di geni, invece, c'è già un mito che ha come nome utente Casa al Mare. Okay. Perfetto. Che è veramente un king. Che dice che, riferito al tipo che si traveste, dice al concerto di Gigi D'Alessio si è finto un vescovo sudamericano e Gigi ha interrotto il concerto per ringraziarlo. Ma veramente? Ma è vera sta roba? Ma è sempre lui, ma non è allora abbastanza. Ma è sempre lui. È sempre lui. Cazzo, ma il tipo è pieno di roba. Rimettimi allora, il gobbo per cortesia. Rimetti il gobbo? Perché guarda, allora c'era questa roba di Nicolas Cage.
Poi dov'è? Aspetta che ti trovo la parte. Non è stata la prima volta. Anni ancora. Nicolas Cage a Madrid e anche a Madrid il presidente del Real Madrid ha fatto gli onori e tutto il resto, anche i giocatori. E poi mi sono mimetizzato anche da John Turturro ai David di Donatello, cazzo, da capo africano in visita al sindaco Veltroni, 10 ore di trucco, da Marilyn Manson al gala della pubblicità di Mediaset, da cardinale onduregno Maradiaga a un concerto di Gigi D'Alessio. Vabbè, dai, mezzo mito alla fine. Da presidente del genio, del CIO. CIO? In intervista CIO? Non lo so. Cosa si? Ah, ok. Mazza, quante cose che imparo facendo questo. In un'intervista concessa a Mediaset Sport con accanto Moratti sul tema di doping. Quindi era anche preparato sull'argomento. Però, incredibile. Scusate, se tu. Io credo che se tu ti fingi tipo Nicolas Cage così, cioè, ti fanno un bucio di culo così. Cioè, dovrebbero, penso di sì. Comunque, cos'è? Appropriazione di. Eh beh, sì, identità. Appropriazione di identità. Sì, mezzo grave, ma penso che non abbiano detto a me lo fecero col telefono. Fantastico. C'era uno che scriveva un personaggio famoso, tra l'altro uomo. E fingendo, fa ridere questa cosa. Ho notato subito nel tuo occhietto una morbosa curiosità. Una morbosa. Persona si è finta me per mesi scrivendo un personaggio famoso italiano, maschio. E il tipo, ovviamente, c'è. E il tipo, dopo un po', siccome lo conoscevo, mi fa: scusa, ma questo? E niente, io gli ho scritto io al tipo, ho detto: scusa, ma. E niente, questo si è bloccato. Vabbè, ma figura. Chissà che gusto. Meno male che non è che non scriveva niente di che. Questa è la cosa ancora più assurda. Ma so strano, ma ti dicevo, per dire, a me è capitato anche di vedere, che ne so, su Instagram, un sacco di gente che magari scrive a mio nome. Bro, ma è diverso il profilo. Cioè, allora, l'account finto c'è da sempre perché è gente che spera di. Eh certo, infatti scrive solo le tipe. Certo. Beh, è ovvio. E questo c'è da Facebook. È proprio un sempre verde. Cioè un sempre roba... verde. Ma io dico che uno fa finta di essere. Non per swaggare con i social o per broccolare, fa finta di essere te perché è un matto. Madonna. Senza senso. Poi tutto si scriveva: ah, come va? Sì, sono stato in vacanza qua. Ah, dove sei stato tu, tipo? No, ma senza senso. Ho mangiato benissimo. Non riesco a capire. Ah, ma cioè, conversazioni così. Conversazioni così che però per me, se non fermavo in tempo, andavano sì, a parlare. Andavano subito là, dice. Andavano a parare là. Vabbè. Certo. Vabbè. Questo è geniale, questa legge. Voglio... Cioè, con la tua fantastica voce. Va bene. Bimba prende il cellulare della madre e spende 3.000 euro. Certo. Ecco perché... Succederà anche a genitori. Siamo in America. A me succede, non devo tra aspettare poco. Che a 5 anni succede tra poco. Tra poco. Mentre sotto c'è il video di Yandel. Certo. A me è peggio, mi ordina gli hotel, mi prenota tipo gli hotel. Certo. Poi mi trovo che devono già pagare quelli non rimborsabili, capito? Certo. Vabbè, la madre praticamente le dà in mano il cellulare alla figlia di 5 anni per farla distrarre, come fanno tutti i genitori oggigiorno. Grandi ragazzi, complimenti. È così che si fanno educare bene le persone. Solo che senza il controllo della madre, la bambina ha pensato bene di ordinarsi online un bel po' di giocattoli nuovi. 10 mini moto, bene. Una piccola Jeep elettrica e 10 paia di stivali in stile cowboy. Della sua taglia. Per oltre 3.000 euro. Quando è iniziato ad arrivare... 5 anni la bambina. Sì, King, che mita. Però i bambini adesso nascono con gli smartphone vedo. In mano. Io lo vedo, ma loro mia figlia mi manda dentro. Messaggi. Ma sì. Sei serio? Sì. C'è scritto... però... manda perché vede la poi slidano, cioè è diverso da noi. È diverso. Cioè, loro ce l'hanno già dentro ormai. Questa secondo me... Tra 5 anni spendere 3.000 dal cellulare della mamma, cioè... La mamma è una deficiente a lasciarle le carte. La bimba è una deficiente, però. Fatemelo dire. La bimba è un genio. La bimba magari, ci sta. Magari probabilmente vede, secondo me anche perché sono molto emulano molto, magari vedeva... Sì. La mamma che comprava, tipo. Secondo me sì, vedeva l'applicazione, vedeva il sito... Ah, può essere. Penso di sì. Non magari è la. E però non credo. Cioè, tu dici, certo. Sì, certo. C'ha senso. Però non lasciate i vostri figli su internet. Sennò vi spendono 3K. Bravo, sì, molto credibile. Che allora non fate figli. Che cosa vi devo dire? Ah, niente. Ah, yeah. Così proprio. Ma sì. Non fateli. Controllo delle nascite. Vabbè, andiamo. Poi. Passiamo oltre. Andiamo avanti.
Guida un Ferrari ubriaco senza patente, si finge suo fratello per evitare la multa. Questa mi sembra la storia di Niang e Traoré, incredibile. Geniali. Bellissimo. Sì, sì. Siamo a Roma, dove un uomo è stato fermato mentre sfrecciava a bordo di un Ferrari 458. È saltato fuori che era senza patente, in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di droghe. C'era tutto lui, sicuramente tutto. Qualcuno che conosco. Sì, eccoci stretto. Qua, olè, amico, a quel punto... qualche idea. Ha pensato a già sì. Bene di fingere di essere il fratello minore per evitare conseguenze, visto che già nel 2015 era stato fermato dalle forze dell'ordine su una moto BMW senza assicurazione, senza patente. Vabbè, sapete qual è la morale di questa storia? Vediamo, se, vediamo secondo voi qual è la morale, di questa positiva. Storia? Che non bisogna guidare ubriachi, certo. Certo, sotto festanze certo, ma qual è la, bisogna avere un fratello da incolpare. Bisogna avere sempre, un fratello da incolpare, ma poi soprattutto vedi che non siete non ci arriviamo. No, non ci abbiamo la cazzimma. Ragazzi, che questo sfigato nel 2015 era su una moto BMW, nel 2020 sul Ferrari. Cazzo, è vero. Certo, a furia di Credici sempre. Credici sempre, sì, l'upgrade. Cazzo, che sto prendo il mio account motivazionale. Bello. Vendo corsi. Fantastico. Sì. Gente, te lo do free. Me lo dai free? Sì, però mi fai una storia. È ovvio. Tu vuoi? Con lo swipe up. Va bene. Dai. Con link. Dai, facciamolo, preparando. Facciamolo, dai, facciamolo. Dai, secondo te chi è il genio migliore di questa settimana? Dai, ognuno dica il suo. Dai, secondo me la bimba genio. La comunque, bimba è genio, dai. Ok. Anche il Netturbino però non era male, Io, guarda, essendo per il popolo, dico il Netturbino, perché alla fine, poverino, fai un lavoro che sei di notte, da solo, devi magari farti ore lì, che poi è presente come valente quella roba? Sì. Alla fine, che male c'è? Non è che ha picchiato un cane o ha fatto del male. Vabbè, cioè, ha favorito il lavoro. Certo. Oddio. Ha aiutato una. Non è proprio legale in Italia, però. Ah no? No, però. No. Sì, ma quella linea grigia tra legalità e non legalità. Ok. Non si può dire. No, io. Fratello, non è che. Non è che le ho inventate. Ci sono le Il mestiere più vecchio del mondo. C'è chi vende la droga, c'è chi vende. Certo, assolutamente. Per me è il Netturbino. È il Netturbino. Dai, ok. Ama Gang. Boh. Per me è qualcun altro, ma non possiamo nominarlo. Chissà chi sarà per te. Certo. Forse in zona Frosinone? Sì. I tuoi discepoli. Grandi! Frosinone! Ragazzi, presto. Presto arriveranno nuovi ordini e nuove missioni. Io da non ho dal gratis. Il mandante. Dal dal grande sacerdote, al sommo sacerdote. Io non ho. Non sono il mandante di nulla. Questa purtroppo. Puntata mi dai brividi perché proprio è un filo dall'arresto. Bellissimo. Dai, un passo bellissimo. Mi dà quel brivido lì di. Mamma mia. Va bene, per me. Quindi... Leggiamo un attimo di due commenti dalla chat. Sei proprio sicuro? Sì, dai, qualcuno avrà qualcosa da chiedere. Sono quasi tutti insulti a te. Sempre? Bello. No, non si può. No, non abbiamo. Ci sono allora, cose indicibili. Allora, mi dicono, pensa che Gentaglia. Dicono, Fred aveva preso un Richard Mille prima di te, quindi non è un rapper. Che cos'è questo? Un modo per cercare di gettare... Sì. Che vuol dire? Lo reputo un... più che un rap, un cantante. Cantante, cioè, sì. Come rapper, dai. Nessun rapper italiano ce l'aveva. È vero. Fatti è da un dire. Pacchettino anche di fatti tuoi. Eccoci qua. Eccoci. Eccoci. Mi stanno telefonando. Oh, ma è la seconda volta, In due puntate. Certo. Bene. Io non so tipo niente. Chiedono tipo quel video di prima. Tipo. Chiedono se ti hanno mai multato per bestemmie. A me no, mai. Strano. Ma perché lo faccio a casa mia? No, non possono dirmi nulla, sono dentro proprietà privata. Ci quindi. Sono tante chat che riguardano l'innominabile, eh? Avete paura che diciamo? È vero, ce ne sono tante domande. Diciamo che della lingua, ma non lo dirò. Sì. Perché dovete sapere, ragazzi, che abbiamo, siamo completamente asserviti. Abbiamo, certo. Abbiamo dei ordini dall'alto di non parlare di un determinato argomento. Insomma, quindi cambierei assolutamente il focus. Sì. Io un saluto al cavaliere che è in ospedale. Sì, certo. Vogliamo una presta guarigione. Sì. Una presta guarigione. Una presta guarigione. Assolutamente. Sì. Certo, dai. Non si augura. Dicono, mia figlia mi prenota l'escort altro che le macchine giocattolo. Eccoci qua. Vabbè, dai. C'è anche questo è il commento dell'anno, non possiamo ripeterlo. E qual è? Fammi vedere.
Beh, incredibile, però. Ah, vabbè, c'è ragazzi. C'è anche del lating, C'è anche del lating. Ma possiamo anche dirlo, secondo me. Ma sì, dov'è? Aspetta. No, no, qua non c'è. È questo. Ah, eccolo qua. Chi scopa di più? Gue o Fred? Masseo di sicuro no. No. Invece io mi astengo da questa classifica. Rispondo io, sicuramente. Ma secondo me, maestro. Il maestro? Certo. Il maestro. No. No. Maestro, niente, si astiene. Maestro, non accetto le tue provocazioni. Maestro, gran maestro venerabile. Chiedono Fred live da novembre, guarda le date. Sì, sì, guarda le date. Dove le trova le date? Le date le trovo, immagino su internet, sì. Non so dove le trovi, ma su Instagram. Su Instagram da Fred De Palma, su Instagram. Palma. Che cazzo. Dicono che tu senza barba non vali niente. Grazie. Perfetto, ragazzi. Cazzo, grazie. Siete molto gentili oggi, mi piacete. Ci sono anche degli aficionados che chiedono freestyle a gran voce, ma io sono stato tuo fratello, ti ringrazio. Grazie mille. Sai cosa significa? So cosa si prova. No, io ho passato, sai, perché non tutti forse sanno che tu vieni dal rap freestyle. Da no? Quello proprio. Ecco, per me l'incubo negli anni 90 era. Vediamo se capisci qual è. Certo, devi allora, andare a fare jam, la situazione jam. Ok, quindi tu entri con i tuoi amici, sul palco c'è qualcuno che sta rappando e mentre rappa, bella, è arrivato Gue, è arrivato Fra, dai sali facciamo freestyle. E tu non vuoi, io, nel mio caso io no, perché per me era un incubo, perché io ero scarso, capisci? Quindi però qualche freestyle te l'ho sentito fare. Scarso, però tu invece no. Immaginati per me che incubo era. No, ma per me è ancora peggio. Vieni, dai! No, ma lo so, ma per me è ancora peggio, c'è cioè un certo punto dove io comunque ero molto conosciuto per il freestyle, sì. E molto più che per le mie canzoni. Cioè, certo. A me mi fermava la gente per strada e mi diceva: no, grande, fra, tu sei quello del freestyle. Facciamo freestyle. Minchia, io tipo che non ne potevo più. Quello del freestyle. Infatti, per un po' di tempo l'ho abbandonato. Ora ti dico la verità: mi sono rinfognato, tipo che vado al muretto il mercoledì a fare freestyle. Ma io spiegami sta roba, perché io sono cresciuto, ma ho visto sta roba sinistra. Cioè, esiste ancora. Esiste, no, ma era incredibile. Ci cioè, sono andato. Siamo andati anche con ragazzi che fanno freestyle. Sì, tipo fortissimi, nuovi, no? Ma vanno lì, si trovano lì? Sì, ma tipo 200-300 persone. Cioè, una roba incredibile, te lo giuro, ma è una roba assurda, bellissimo. Infatti sono andato perché comunque ultimamente mi ero un po' rinfognato con questa roba del freestyle e l'ho trovato veramente, c'è cioè una sito pazzesca. Comunque secondo me è figo, perché anche se cioè anche nel mondo diciamo della musica latina ci sono un sacco di rapper tutti. Cantanti beh, non proprio tutti, però quelli che piacciono a noi sì, cioè, tipo Nicky Jam è un mostro, sono dei rapper. Sì, beh, ma lui è un rapper più come. sì certo. Però tanti no vengono da sì quasi tutti Sando... anche parlandone così cioè mi sono reso sì, conto sì, perché proprio per loro che... quello è il loro rap. Esatto, proprio quello è il punto. Quindi loro hanno iniziato rappando e poi il reggaeton è stato poi c'è chi sviluppa più il canto più... esatto vabbè, fantastico. Comunque viva il freestyle. Viva freestyle. Ma non lo faccio. Dicono quante tequila riesci a bere? Tante rispondo sì. Io tante sì. Ma provate a fare una serata con Fred e stargli dietro a suon di tequila. Morite. Io riesco devo dire la verità. Cosimo lui riesce sì. Ma io sono supereroe. Vabbè sì. Super uomo sì. Sardegna devo dire non super Sardegna però insomma. Sardegna insomma? Cosa è successo in Sardegna? Ma, scusa, ma c'è il tesserino? Ti no, anche siamo andati a farci una vacanza. No, ma l'ha anche detto con uno swag un po' da commissario, tipo così. Sì, cosa è successo? Allora, con la luce così. Quando muovi la mano, quando con la luce, quando muovi quando fai quel movimento sì, di mento. Movimento inquisitorio. Cosa è successo? Ma no, in realtà siamo in realtà posso dire cioè, possiamo parlare di Mark Lucas in Sardegna? Beh, certo. Allora, io vorrei dire questo. Sì. È successo, adesso non voglio dire per scaricarmi la colpa, però esatto. Onestamente tu inutile che guardi in io guardavo tipo l'ale. No, perché onestamente io almeno no, ditemi, ma se, non mi ricordo di essere stato io stesso a petto nudo in cima a una roccia. No, questa o cosa sbaglio. No, chi esatto. Era forse una persona che ti assomigliava. Temo di essere oliando il tuo fratello minore. Il mio fratello minore come oliando tra l'altro la sicurezza perché pagando a un certo punto, tutto. Diciamo che io ero andato a vedere il dietro del locale, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Era bellissimo. Non so, bellissimo. Era fantastico. Favoloso. Sono sceso dalle scale accompagnato. Lì mi ricordo. Sì. C'è il sostegno, certo. Scendo e vedo, siccome c'era questo locale sulle rocce, non lo citiamo perché... ed era tipo sul mare con le rocce e c'era una specie di montagna artificiale, ti ricordi? Sì. Con attorno i tavoli privati. E io torno purtroppo e vedo la scena. Fred e Mark Lucas a petto nudo in cima alla montagna. Però aspetta, c'è da dire che abbiamo fatto un ho trick detto, là. No, ho fatto, ho detto no, Madonna. No.
via. Però là c'era fuori, c'è stata la scena stupenda, perché c'era tipo tipo Tom e Jerry, c'era butto fuori, c'era così, e loro che tira. Io che lo pagavo. No, siamo qua. E uno così e l'altro su, ho detto mamma mia. Però il vero trick di quella serata è che noi ordinavamo, avevo ordinato per tutti ogni 5 minuti un margarita, che dovevamo bere la goccia. Nel conto dopo. E pensi, è stato impegnativo. Però serata mitologica. Dico un'ultima cosa sulla premessa di Cosimo di questa vacanza, che è stata: oh Fred, andiamo a farci 10 giorni tranquilli in barca, tranquillo, vengo con la tipa, mi ha detto vengo con la tipa. È arrivato come un cane. È arrivato da solo con una birra alle 9 del mattino. Sì! Questa! Una birra, e là ho visto il declino, niente, io ho lasciato. Aspetta, non ho, avevo anche la, mi ero anche spento la sigaretta nell'occhio, sì. Così sono arrivato, sì, stupendo. Gli ho detto, bravo, scusa, ma dov'è? Ma dov'è la tipa? Non c'è birra. Non c'è. Ma come la birra? Ma cosa hai fatto nell'occhio? Mica, ero Gerson un guercio, vabbè. Andiamo oltre, ragazzi, non rifare queste cose. Vacanza divertente. Vacanza divertente. Questo è un genio, lui chiede... vuole riporre a Fred la magica domanda che un genio bidet della chat. Ho capito. Che tu bidet o ceretta? Una persona, sì, arrivare cioè tra tutte le stronzate che puoi chiedere questo genio, che vorrei scoprire chi è. Se ci sei, per favore, palese, si chiamava Tommy qualcosa, vogliamo mandare una tazza di Lifestyle, una maglietta e una serata al club, quelli del recensore. Eccoci. Questo mito dal nulla fa, non si stava parlando di niente del genere. Ok, sono curioso. Nemmeno erano nominate le persone, fa, ma tu preferesti fare un bidet a Dua Lipa o una ceretta Rihanna? Cioè, cazzo, bellissimo. Ma che, perché? Cioè, perché ce l'hanno comunque questo estro, ma no? Perché poi? Geniale. Bidet a Dua Lipa. Esatto, anch'io ho detto bidet. Cioè. Comunque, esatto. Vabbè, adesso sapete anche... Giusto per dire anche. No, per rispondere, giustamente. Vabbè, qui si va avanti con potremmo giocarcela alla fine questa, perché comunque dare spazio a Fred, che così può dare il meglio di sé in questo. Ok, allora certo. Questo è un gioco antico come il mondo, però sì, sempre valido. Sono già preoccupato. Tu devi pescare questa carta, non è obbligo verità, tranquillo. No. Qua non ho avuto nessuno spoiler, quindi seriamente non so cosa c'è scritto. Allora, l'autrice è stata redarguita perché con Grignani o... No, era Tananai. C'erano delle domande un po'... Le stesse di Grignani, però Grignani aveva un'altra wave. Grignani rispondeva un'altra cosa. Che Grignani prendeva e faceva i cazzi bellissimi. Come fai a non vederla? Ma va, impossibile. Salutiamo Gianluca, chi anche Gianluca, tutti grandi, i nostri ospiti fantastici. Allora, prego, devo parlare. Pesca. Google il tuo nome quanto spesso? Ma sai che è una cosa che non faccio, cioè non è una cosa che faccio spessi, cioè magari, ecco, se magari ho fatto qualche marachella, vedo se Googliamo magari Googliamo adesso? Googliamo. Non lo so se è il caso, magari ho fatto qualche marachella. Googliamo. Allora, vediamo un po'. Allora, Fred de Sbarba. Cos'è? Sei tu. Ah, ok, cosa esce? Niente, vedi. Vediamo. Cos'è? Ecco qua. Quanti soldi? Quanti soldi ha Fred De Palma? Beh, però queste sono le domande. Perché Fred De Palma e Anamena hanno litigato. Questa cosa è incredibile. Sono perseguitato da queste domande. Perché? Tutti pensano che Anamena è una cosa incredibile. Perché sai perché? Perché c'è sempre sta. Secondo me questa cosa è un fetish da quel tipo di pubblico. Gli stessi che sono tipo fan delle coppie. Esatto, quella roba. Gente che magari vede, cioè, si è innamorata con la canzone. Che Non hanno più fatto il pezzo. Sì, ma poi tra l'altro si diceva che gliela stessimo pure insieme, no? Quindi addirittura. Che non è che almeno una l'hai lasciata professionale. Cioè, no, io sono, almeno una? No, io sono professionale sul lavoro. Eccolo, almeno una, cosa hai detto? È incredibile quanto è inquisitorio, Mi piace mettervi a disagio. Mi piace. Comunque non ho litigato con Anna, anzi la saluto. Assolutamente. Beh, comunque ci sono un po' di gossip, un po' di annunciate le date, non c'è niente di che. Meno male. Invidio la tua pulizia. Vorrei che fosse lo stesso. Chissà se Google Igue. Ma sai che c'è un modo per cui, come per farsi cancellare i reati, che spendi un sacco e ti fai togliere tutto? Sì, ho fatto togliere delle cose. Sì, volevo dire questo. Sei riuscito? Perché in passato avevo fatto. Mi dai poi il contatto. Ti te lo passo perché secondo me è lo stesso funziona? Motivo. Per lo stesso motivo. Funziona? Sì. Allora, che cosa significa il nome Gue Pequeño? Che malattia ha Gue? Aia. Madonna. To. Perché Gue Pequeño ha cambiato il nome?
Queste sono alcune domande che vengono fuori. È meglio di perché hai litigato con una mela. Sì, è sempre meglio. Perché hai litigato con una mela. Passiamo alla prossima domanda. Vai. Pesca. Qual è una fake news che circola su di te? A parte Anamena e il litigio. Sì, che purtroppo... purtroppo le news non sono quasi mai fake. No, ma sai che non saprei. Una fake news che circola su di me... Gostosa. No, quella purtroppo è vera. Purtroppo è vera, ma è stata cancellata col mio metodo. Col tuo metodo. Col mio metodo. Bello, bello. Il video bello. Più bello di YouTube Italia è Lavanderia Ramone. Beh, certo. Quello del freestyle di Torino. Mitologico. Scusate, ti ho interrotto. Vedi, solo freestyle comunque. No, non saprei. Una fake news su di me, non so. A parte che adesso c'è un momento un po' particolare con cioè il deepfake, la fake news. C'è sta roba della intelligenza artificiale che cavolo. Madonna. Meno male che io diciamo che mi sono già divertito anche perché comunque è preoccupante. Cioè, va abbastanza. Cioè, parlando di noi, questi ti scrivono un test. Sì, adesso riproducono anche la voce. D'ora in poi i nuovi featuring così li faccio fare tutti all'intelligenza artificiale. Certo. Basta. Bellissimo. Basta. Vabbè, grattata artificiale. No, però grattata artificiale. Se voi notate, avete visto quando tipo... non so, sono uscite le foto di Trump arrestato. Raga, sì, ma sì, sembrano belle. Cioè, io per primo, cioè penso tutti, primi secondi ho detto cazzo incredibile, perché poi googolavi e usciva sta roba. Sì, sì. Ma infatti se non sbaglio adesso è illegale in Italia, no? Ma prenderanno dei provvedimenti. Ma spero di sì. Anche perché sennò sfugge di mano tra 5 minuti, ovviamente. Anzi, forse è già sfuggita. Vabbè, nessuna fake news. Via. Vado avanti? Sì, sì, sì. Qual è la prima cosa che fai al mattino? Beh, svegliarsi al mattino non è tra le mie tra le mie routine. Non vado forte sul mattino. Qual è il mattino per te? Non sono forte. Beh, ti dico, sono a periodi. Ci sono periodi in cui mi sveglio magari tipo alle 11, no? Quindi presto. Sì. E magari dei periodi in cui mi sveglio anche alle 2, purtroppo. Presto alle 11. Eh beh, le 11 comunque. È presto le 11. È presto le 11. Sì. Io purtroppo, sai che... Tu sei mattiniero, beh. Cioè, se non faccio festa, sono mattiniero. Ma anche... No. Sì, sono in tutti e due casi, capito, perché comunque se faccio la mattina. Sì. E se no, a parte gli scherzi, sai che non in generale comunque non invidio, sai, tipo quelle belle. Grazie. Mi ero accorto che. Eh no, ce l'ha. Ce l'ho. Vabbè, mettiamo ancora un po'. No, è che non so, non faccio più quelle dormite, capito? Epiche, capito? Eh no, non ci sono più non quelle. Riesco, ci sono più le mezze stagioni, perché no, buono. Io in realtà le faccio, purtroppo la prima cosa che faccio al mattino mi riesco a svegliare tardi. Io invece dipende. Cioè, se magari per assurdo, se faccio serata la sera prima, non mi sveglio tardi, cioè mi sveglio presto tutto nel panico. Sì, hai capito, sì, no? Sì. E dici oddio, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa c'è? Sto cancellare a chi è? Cos'è? Cos'è? Sì, capito, ti svegli nel panico, non sai cosa hai fatto. Chiedi scusa a tutti così, Scusa a Gesù devi chiedere scusa. Signore. Ma Masseo. Io sì, ogni giorno mi chiedo il perdono. Comunque no, la prima cosa che faccio è fumare un Airos. Prima cosa che faccio. Purtroppo sì. Io purtroppo una cosa che faccio è scrollare il telefono. Proprio una cosa bruttissima. Hai con il telefono così. Bruttissima. Trovo 50 messaggi. Dico no. Devo rispondere. Qua ritorniamo al discorso di prima. Cos'è? Dai, prossimo. Cosa ho fatto? Cos'è? Sono un po' migliorate, devo cos'è? Dire. Cos'è? Qual è l'ultima cosa che fai alla sera? Gli auguri a Marco Rana. Sì, tanti auguri Marco Rana. Beh, dipende dalla serata, però. Leggi un buon libro. Sì, apro un buon libro. Un buon libro. Che ridere, oggi apro un buon libro. Ero in questo, eravamo in favela, ho preso questa lampada. Ma poverina, che c'è l'accesa di tutto. Ti metti qua così per leggere. Voglio dire, ma purtroppo. Mamma, guarda, purtroppo ho smesso di leggere. Mamma. Siamo tutti analfabeti di ritorno con questi. Sì, dai. Cazzo di device. Bene. Dai. Sì, quindi l'ultima cosa che faccio la sera. Sentire una canzone. Sento una canzone. Sì. Che canzone? Sì. Non so. Ti sto cercando io di imboccare qualcosa. Stavo cercando di dire. No, magari guardo qualcosa tipo su Netflix. Sì. Se sono da solo, sì. Amazon. Scusate. Amazon, vai. Quando sono da solo guardo qualcosa su Amazon. Ah, Amazon. Cavolo, in extremis ci siamo salvati. Anzi, no. No. Mi ha detto proprio il questo da ban totale. Raga, la prossima puntata ci sono altri due. Hai detto guarda su Amazon un film. Tanto bello. Oh, prossima puntata ci sono. Cioè, due simili a noi, uguali, ma che non, che non siamo noi. Che non siamo noi. Anzi, ieri ho guardato Creed 3 su Amazon. Si può dire? Sì, si può dire. Assolutamente. Io ho guardato al cinema.
Sì, sai perché ha voluto farmi questo? Perché hai fatto questa scelta? Vabbè, vabbè. Andiamo c'era avanti. Quello. 44. Ah no, scusa, questo è il numero. Ah. Qual è la tua celebrity crush? Cioè quella cosa. La tua celebrity preferita. Quella che mi fare. Quella che ti piace di più. Sì. Sì. Ci sto pensando, no, perché ne hai tante. No. Non so, una proprio che mi piace. Sì, che non mi viene il nome adesso, però ce l'ho in mente. Come descrivi? Aspetta. Alta. È assurdo, alta. Alta. No, non c'è. È quella che fa Vedova Nera di Avenger, non mi viene il nome. Ah, Scarlett Johansson. Madonna, mi fa impazzire, Scarlett Johansson. Sì. Ecco, Madonna. Buona, sì. Sì, sì, sì. Buona, buona. Sì, bella. Una sì. Bella. C'è anche quella sorta di ingenuità negli occhi che mi fa andare fuori di testa. C'è un po' di cattiveria, no? Sì, ma gli vedo quegli occhietti un po' così. Che... Vabbè, quegli occhietti un po' così che... Madonna, raga. No. Vabbè, avrà anche una certa Scarlett. Sì. Oh, quanti anni vuoi che abbia? 38. Una quarantella. Tella. Vabbè dai, no. Beh, comunque anche buona. Una piccola donna, vero? Sì, mi piace. Non ho idea. Bello. Bello, un bel viaggio. Anche a me sono qui. Vabbè ragazzi, fermiamoci. Andiamo avanti. Prima che... Grazie. Stava proprio... Solo messo in difficoltà. Ho sentito la terra che mancava sotto i piedi, capito? Fai una domanda a Gue e al Masseo. Aia! Come hai preso che l'altra volta Gue non è arrivato... Beh, speravo che si fosse abbastanza divertito, almeno beh. Quello, dai. Beh, ragazzi, io vorrei anche dire una roba, spezzando l'ancio a mio favore. C'è sì. Il caro qua, Chirchetto, una che volta vuoi? Ha paccato anche lui la anch'io. Grande, fingendo di avere il Covid. Non ho finto di avere il Covid. Ma non esisteva più! Basta! Ma sì che c'era! Basta! Non c'era! C'era, non volevo infettare il team, perché qua abbiamo un team di persone. Non solo, e in più da casa facevo le sue cose dei video. Ma anche Cosimo ha preso il Covid a Tenerife, solo che non voleva dirlo. Ma ero a casa da solo. E in più le sue cose, era lì sempre a fare, ciao ragazzi, ecco adesso andiamo in live, adesso proviamo questa cosa, facciamo l'unbox, tutte queste minchiate che fai tu. Hai unboxato tutto. Hai unboxato tutto. E quindi una per una, dai, adesso non dobbiamo più paccare, dobbiamo riuscire no, a... No, tu ne hai due sulla crapa, Due, due volte, quando sì. Hai paccato? La prima volta hai paccato, perché non hai sentito la sveglia. Ah, no, è vero. Ah, pure, vedi? Perché non è mattiniero, ritornando al discorso di prima. Ho paccato due volte, ho paccato. È vero. Allora, 2-1. Non riesco più a fare lunghe dormite. Ho paccato una volta perché ho perso l'aereo e l'altra perché diciamo che non ho sentito la sveglia, ma è stata una scusa istituzionale. Sì, come quella del Covid del Masseo. Vabbè, esatto. No, 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 era vera. Allora, qual è il posto in cui ti senti più creativo? Ma allora, a me piace... Cioè, per fare musica, proprio stare in studio, tipo sì. Una roba. Io non scrivo tipo più a casa. Non so tu se sei ancora nel viaggio di scrivere a casa. Ma o... Io scrivo anche in studio. Esatto. Cioè, io sono più tipo che vado in studio e faccio proprio la canzone lì da zero, no? Sì. Quando invece una volta magari mi segnavo proprio le barre. Ho smesso anche di fare quella roba là, per assurdo. Sono scuole di pensiero, cioè sono tecniche. Io registrando con anche artisti giovani. Giovanissimi, vedo che proprio hanno completamente un altro viaggio. Ma sono più da fare le robe in freestyle, cioè in studio. Però così non essendo artisti basati sulle liriche, vabbè, certo, ma basati sulla melodia e la metrica, sì. Cioè loro provano, cioè loro partono dal trovare una melodia. Io uguale comunque. Certo, sì, però tu fai più quel tipo di canzone. Certo, certo. Sì, diciamo che anch'io avevo questa paranoia di dover scrivere a casa, però poi ho scoperto che riesco anche in studio. È uguale, io ho iniziato scrivendo appunto mettendomi là proprio col foglio, ti dico. Sì, no? Sì, certo, col foglio. Foglio e la penna. Io c'ho il telefonino pieno di barre. Di note, sì, sì. Sì. Sì, sì, quindi adesso direi in studio, vado là, faccio la top line, scrivo il pezzo e quindi lo studio. Bene. Lo studio. Bene. Che tipo di persone ti spaventano di più? Mazza, questa... Madonna mia. Mark Lucas. No, forse allora le persone che mi spaventano di più sono quelle che non riesco a inquadrare, no? Perché io mi reputo una persona abbastanza capace di capire chi ha davanti, no? Sì. Comunque da sempre. Ci sono alcune persone che non riesco a identificare, cioè non riesco a capire se sono delle persone buone o cattive, no? Ecco, quelle persone là mi spaventano perché non sai mai cosa puoi aspettarti. Io a priori comunque le escludo dalla mia vita. Ok, ci sta. Sei d'accordo? Sì, sì. Sì. Bene. Sì, 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 beh, sì. Che momento serio. Eh beh, ci sta. Boh. Se fossi un prodotto da pubblicizzare... Ma male che non sono io a aprire queste cose. Madonna, impossibile. Se fossi un prodotto da pubblicizzare, quale sarebbe il tuo slogan? Quello là del tipo di prima.
Vabbè, no. Ma, di Madame, esatto, bellissimo, il mio nuovo pezzo preferito. Sì. Quale sarebbe il mio slogan? Trovare uno slogan così al volo. Vabbè, così siamo freestyle. Esatto, sapevo che finiva. Resettato il cervello. Non mi vengono in mente slogan beceri e ripetibili. Anche io volevo. Volevo trovare qualcosa di mitologico. Me l'abbonate, sì. Grazie. Tipo, che slogan irripetibile. Tipo, dov'eri ieri sera, Tipo, cosa tipo, dire? Io ero. Dove ero ieri sera? A vedere Super Mario. Beh, complimenti. Bellissimo. Madonna. Ah, sì, Anche in carne e ossa hanno fatto, l'hanno rifatto? No, hanno fatto un film. Hanno fatto un film. Il film di tipo Pixar. Ah, una bella animazione, devo dire. Animato? Sì, animato. Ed è una? No, è per bambini. Io continuo a sbirciare. Perché volevo vedere un po' di. Sono domande che non so. È belle le animazioni, molto belle. Sì. Si sono impegnati. E la storia? Storia è grossolana. Ah, grossolana la storia. Cazzo, quando la storia è grossolana. Quando una storia è grossolana. Grossolana. Vabbè, dai, cos'era? Vabbè, andiamo un'altra bella. Vai, vai, cos'è? Se potessi uscire a cena con due personaggi celebri che non ci sono più, simpatica. Chi sceglieresti? Che non ci sono più. Azza. Belushi. Belushi. Beh, primo, no? Mm-hmm. E poi... No, non lo so in realtà. Oppure di dire qualcuno che non è morto, tipo, sarebbe... No, che poi... Esatto, sarebbe mega horror. Vabbè, Heath Ledger, secondo me era un mito. Poverino. Heath Ledger Belushi. Dai, due attori. Sì, sì. No, io non intendo. Cosa tu? No, io, perché? Cosa mi indichi? No, io non no. Io non ho nessuno. Non voglio conoscere nessuno. Io non ho nessuno, fantastico. Vabbè, passato, andiamo avanti. Solo del passato. Chiedono il peggior aneddoto sulle serate in cui avete trascinato Massimo. Madonna, ne ho mille, poverino, raga. Io ne ho mille. Poverino. No. Ne ho talmente tanti che se vi dico facciamo una rubrica apposta. No. Vabbè, ma quando mi ubriacavo era veramente l'inferno. Cosa ti ho fatto vedere? Dai, dillo. Brutte cose, veramente brutte cose. Ma soprattutto anche quell'altro da ubriaco. Cosa? Chi? Quell'altro chi? Mark Luca sta ubriaco, è un demone. Certo. Comunque tu non so se ti ricordi. Dica. Questi video fantastici che ti ritraggono fare una veramente una cosa geniale che vorrei fare io. Cerco di dirlo con parole che non è vero, anzi ne esce ancora più che un mito. Certo. Allora, praticamente c'è discoteca, serata, pacco, compleanno di Subumani. Sì. Hai già capito? Eh beh. Tu hai già capito? Beh, certo. Perché tu c'eri. Io c'ero, esatto. Allora, quindi discoteca, musica de merda, tavoli di Subumani. Sì. DJ Subumano da denuncia. Sì. E ragazzi, adesso qua abbiamo visto, salutiamo gli amici. Tanti auguri a Gianluca. E lì è sotto una voce stridula e demoniaca. Stridula demoniaca che sembra avere un microfono, ma non lo ha. Reagisce, diciamo. Reagisce con un. Non si può dire. Reagisce a questa roba, ma in modo così bello che è diventato una hit. Così forte. Sì. E così invasivo che c'è una roba mitica che c'è il DJ che non ci. Non così. Ci crede. Si gira. Auguri, Samantha. Ma no, incredibile. No. E il DJ così. Cosa? Così. Storia mitica. Devastante. Quel video là ha girato ovunque. Sembrava una hit, ha fatto bestemmia di platino. Ce ne sono due o tre così. E non so perché era il tuo fetish. Chissà cosa ti diceva. Ma perché mi dava fastidio che la gente si facesse fare gli auguri in discoteca. Sì, che cazzo di perché senso ci ha? Ci sono due o tre video così. Ma uno diverso, con piani diversi. Sì. La roba è sempre la stessa. Infatti, ora veniva anche invitato ai compleanni per rovinarli. Incredibile, proprio dietro la console. Capito? Cazzo, incredibile. Mamma mia, mitologico. Dai. Passerei questi ultimi minuti a guardare un po' la chat. Sempre grande. Vai. Un grande cultori vai, chat, vai. Veramente. Un tipo ha fatto la battuta, ha detto che veniva con una bionda, non con una tipa, sai, per la birra di prima. Ha fatto la battuta, cazzo. Madonna mia. Punchline. Ha gelato l'anima. Madonna mia. C'è anche un guè maestro di vita, beh. Sì, certo. Quello è. Te l'ho detto, adesso c'è il mio videocorso. Videocorso? Sì. Ma... Vendi? Sì, sì. Incredibile. Certo. Incredibile. E
drink preferito lo sappiamo già. Tutto quella base di tequila va cosa? Bene. Io bevo, no, ma io non bevo drink, bro. Cioè, io bevo solo tequila drink. Liscia. Sì, ma comunque lo shot, quindi è comunque inteso come... Vabbè, un drink. Sì, un drink, va bene. Allora. Va bene, va bene. No. Ah, sai cosa? A me è successo oggi. Su TikTok. Stavo girando su TikTok. Quando stavo trotterellando su TikTok. Quando all'improvviso mi arriva questo. Trotterellavo su TikTok. In home mi compare questo TikTok di te che stai salendo sul palco. E c'è questo ragazzo che sta, per te. Ti sta filmando. Ti incita in maniera, ecco, maniera particolare. In particolare tu ti giri, gli sorridi molto. Eh sì, perché l'ha sorpreso. Come il DJ. Mi ha piacevolmente sorpreso. Molto bello. Però anche lì io mi chiedo: ma pensa un pischello che è in discoteca, che premedita di chiamarmi con questo modo e di Ferrera mia. Dici che è una roba studiata, pazzesco, non è dici. Proprio vittima della... Ma secondo me... Io alla loro età pensavo altre cose, anche beh, anche adesso, dice, vabbè, niente. Maledetti. Dai. Chi è più bestia dei tre? Bello. Boh. Ma se la giocano sempre loro due... Cosimo e Fred, due mentori. Cosimo e Fred, due mentori di vita, grazie di... Facciamo la collab per il video motivazionale. Sì, sì, certo, faccio sì, bello. Sì. Quello sarebbe figo, certo. E il video più bello d'Italia è quello di Rodeo, fantastico. Beh, cioè, madonna, che momento. Torino Brass dei tempi di Royal Rhymes. Madonna, questo è veramente un mito, eh. Si chiama Cavallo Pesantissimo. E beh. Grande Cavallo Pesantissimo. Vabbè, insomma, direi che è stata una puntata veramente ricca da piena di aneddoti, certo, ricca dentro. Ricca dentro, bella fuori. Va bene, Fred, prima di andare firmaci un bel vinile. Fantastico. Ci firmi un bel vinile, scegli te il colore che almeno che più sei ti aggrada. Sì, certo, venendo dai mai una bella dedica a lifestyle. Una dedica a Masseo. Ma perché a me? A lifestyle. Guarda come non so scrivere, madonna. Mamma mia. Ti sei messo male. In tutto questo ho dovuto leggere come si scrive lifestyle. Pensate. Pensa il livello che ho, madonna. Fai la palmina anche. Faccio la palmina. Vai, fai la palmina. Se n'era qua. Cazzo. Grazie ragazzi. Bellissimo. Grazie a tutti. Grazie di essere stati con noi. Grazie, caro. Le ballerine del tuo live le scelgo io. Sì, facciamo. Eccoci qua. Ci vediamo lunedì prossimo. Provini aperti per le ballerine.